Per chi inizia sulla chitarra non importa davvero sapere che note stiamo suonando, a parte quelle che sono sul Mi basso e sul La, ovvero la quinta e la sesta corda. Ok, l'ho detto e adesso mi beccherò un po' di flame dai super puristi. Mi piace sempre fare questo esempio. Pensiamo a noi. Nella vita abbiamo iniziato prima a parlare, a leggere o a scrivere. A mio parere lo stesso vale per la musica. Prima iniziamo a parlare, poi metteremo delle regole in seguito per affinare il nostro linguaggio. In realtà è davvero così, poiché sulla chitarra, in accordatura standard, dal momento che iniziamo una scala, un pattern o una qualsiasi forma di un accordo dalla nota fondamentale giusta, queste geometrie si ripetono su tutta la tastiera in tutte le tonalità. Meraviglioso! Approfondiremo il tutto durante questo video, in cui vorrei analizzare come suonare le scale e poter iniziare ad improvvisare utilizzando appunto il caged. Se non sai di che cosa si tratta, trovi un video qui sul canale, La potenza del caged sulla chitarra. Ti lascio il link in descrizione, dove ne analizzo la struttura e le basi. Trovi anche, sempre in descrizione, un PDF completamente gratuito che ti aiuterà a seguire quello che andremo a vedere d'ora in poi. Abbiamo detto che è importante conoscere il nome delle note sulle due corde al basso. Da quelle poi svilupperemo tutto quanto. Qui ci vengono in aiuto i dots, i pallini che troviamo sul manico della chitarra, perché lì troveremo tutte le note che ci servono, quelle senza alterazioni, ovvero senza diesi, sol bemolle. Iniziamo dalla sesta corda, che è un Mi. Sappiamo che la distanza minima nella musica è il semitono e ogni tasto della chitarra corrisponde ad uno di essi. Quindi al primo pallino, tre semitoni di distanza, troveremo un Sol, Mi, Fa, Fa diesis, Sol. Il pallino successivo sarà il La, e l'ultimo sarà il Si. Stessa cosa accade per la quinta corda. In La avremo al primo pallino un Do, poi al secondo il Re e infine un Mi. Memorizzare questi è già un buon punto di partenza, perché avremo a disposizione praticamente tutte le altre note, dato che semplicemente spostandoci al tasto precedente o al tasto successivo troveremo le alterazioni diesis o bemolle. Torniamo al nostro discorso delle scale e incominciamo col suonare la scala di Do maggiore in prima posizione. Quando parliamo di caged, come per gli accordi, parleremo sempre di forme, anche per le scale, perché si tratta esattamente di geometrie. In questa geometria che abbiamo appena visto, la nota fondamentale si trova sulla quinta corda. Quindi, come per la forma dell'accordo di Do, anche per la forma della scala ad essa associata, la nota fondamentale sarà sulla quinta corda. Quindi, forma di accordo e scala sono strettamente legate. Molto interessante questo, perché una volta memorizzata questa forma, potremo riproporla in tutte le tonalità, sapendo che staremo suonando la scala maggiore riferita alla nota fondamentale che abbiamo preso sulla quinta corda. Questo è il motivo per cui non importa sapere esattamente tutte le note che stiamo suonando all'inizio. Sapremo che utilizzando questa forma suoneremo sempre una scala maggiore. Facciamo un esempio pratico. Andiamo in Mi bemolle. Abbiamo il Mi al terzo pallino, ovvero settimo tasto. Ci basterà andare al tasto precedente e trovare il Mi bemolle. Alla fine le alterazioni sulla chitarra le troviamo in questo modo, come abbiamo detto. Bemolle, tasto precedente, diesis, tasto successivo. Suoniamo l'accordo di Mi bemolle utilizzando la forma di Do. In questo caso dovremo utilizzare l'indice come barré per andare a ricreare quelle che erano le corde a vuoto della forma di Do in prima posizione, giusto? Dovremo fare lo stesso con la forma della scala di Do che abbiamo visto prima. Ora la suoneremo con la nota fondamentale in Mi bemolle e quindi, dove prima avevamo le corde a vuoto, andremo a mettere il nostro indice. Familiarizzare con questo concetto, prova questa scala con tutte le varie note sulla quinta corda. Ricordi che dal dodicesimo tasto in poi la tastiera della chitarra si ripete, perché abbiamo superato l'ottava. Andiamo a vedere come fare la stessa cosa sulla sesta corda, quella del Mi basso. Iniziamo suonando la forma della scala di Sol maggiore, che ha la nota fondamentale sulla sesta corda, appunto.
anche questa forma di scala è legata alla forma di accordo, quindi, come per la precedente di Do, tutte le volte che la sposteremo sul manico avremo lo stesso risultato. Proviamo a suonarla sul Si bemolle, che è al sesto tasto della sesta corda. Se va di sostenermi, puoi farlo direttamente qui su YouTube con un super grazie oppure sulla mia pagina TP. Visita il mio canale Telegram o la mia pagina Instagram, lì pubblico dei contenuti aggiuntivi a quelli che propongo qui sul canale YouTube. Sul mio sito internet marcocapaldo.it trovi tutti i miei corsi, ancora a prezzo promozionale di lancio. Anche per questa forma è molto importante all'inizio familiarizzarci e suonarla in tutte le tonalità. Questo perché inizieremo a sentire come suona la scala maggiore ed oltre ad imparare una diteggiatura, alleneremo anche il nostro orecchio. Possiamo suonare questa scala su un metronomo oppure in maniera molto più stimolante per portare tutto un po' più sul lato pratico su una backing track. Siccome siamo all'inizio, rimaniamo su delle backing che non cambiano di tonalità. Scegliamo delle tracce semplici in stile pop o rock. A questo punto, memorizzate queste due forme, saremo in grado di improvvisare con solo due forme di scale in tutte le tonalità maggiori, sia normali che alterate. E per quanto riguarda le tonalità minori, quindi, utilizzeremo sempre queste due forme. Ma com'è possibile? Piccola regola teorica molto importante. Ogni tonalità maggiore ha un tono e mezzo sotto la sua nota fondamentale, una tonalità relativa minore. Facciamo subito un esempio pratico. Prendiamo il nostro Do sulla quinta corda. Un tono e mezzo sotto troviamo la nota di La, la corda vuoto. La tonalità relativa minore condivide tutte le note della scala maggiore a cui è associata. Quindi la scala di La minore avrà al suo interno tutte le note che compongono la scala di Do. Una breve spiegazione teorica questa, ma non addentriamoci in questo discorso ora. Facciamo un esempio pratico. Suoniamo la forma della scala di Do su una tonalità di La minore. Cosa ho fatto? Ho semplicemente suonato quella forma utilizzando però come nota fondamentale il La. Quindi la mia scala inizia tre semitoni sotto a dove avevo iniziato la scala con la forma di Do in precedenza. Facciamo un altro esempio, questa volta con la tonalità di Do diesis minore. Per capire quale sia la tonalità maggiore da associarvi, basterà fare il ragionamento contrario, ovvero salire di un tono e mezzo, o tre semitoni, o tre tasti. Troveremo quindi il Mi. Come prima utilizzeremo l'indice per suonare le corde a vuoto. Una piccola intuizione pratica a questo punto. Se ci troviamo sulla quinta corda con la nota fondamentale, sappiamo che stiamo utilizzando una forma di Do. Se prenderemo la nota fondamentale della scala con il nostro indice, suoneremo in minore. Se la inizieremo con il mignolo, suoneremo in maggiore. Facciamo un esempio pratico sul Re. Re maggiore. Re minore. Ovviamente quello che abbiamo detto ora vale anche per la sesta corda. Lo stesso rapporto rimane anche per la forma di Sol. Quindi facciamo un esempio supponendo di dover improvvisare in tonalità di Fa diesis minore. Ho
utilizzato la forma di Sol, partendo però tre semitoni prima, o tre tasti, o un tono e mezzo. Utilizziamo il sistema che ci è più comodo per memorizzare come trovare la scala relativa minore. Questo è un buon punto di partenza per poter familiarizzare con la tastiera della chitarra. Partire con queste due forme e le relative minori, trovare le note fondamentali sulle corde al basso e piano piano la tastiera della chitarra inizierà a parlarci e farci capire anche alcuni concetti armonici. Spero che questo video ti sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!